Buongiorno, grazie agli organizzatori, grazie all'amministrazione comunale, al sindaco, al Museo della Battaglia che accoglie così sempre manifestazioni così di grande interesse. E in questo intervento ho un po' varie giacche, ve le dirò un po', vesto varie giacche perché un primo profilo che mi è stato sollecitato un po' è quello dell'ambito storico. Da studente universitario, insieme a mio collega, abbiamo fondato questo gruppo di studi storici e sociali, Istoria, nel 1989 e con questa associazione abbiamo iniziato, tra l'altro proprio parlando delle cause della Grande Guerra e quindi iniziando proprio a ragionare un po' sulla Grande Guerra. Quindi ho un po' di competenze storiche, diciamo che poi le ho tendenzialmente sempre valorizzate attraverso il mio lavoro invece di ricercatore e docente universitario all'Università di Udine di diritto pubblico. Sono uno studioso di diritto pubblico e di diritto costituzionale e quindi, come mi è stato anticipato, anche farò questa un po' una chiave costituzionale del cambiamento di vedere un po' certe cose durante il corso degli anni, durante i 100 anni che sono passati dagli eventi che riferiamo. Ecco, sono anche presidente del Limes Club Pordenone Udine Venezia, della rivista Limes di Geopolitica e sotto questo profilo da 20 anni facciamo Pordenone il corso di geopolitica e quest'anno abbiamo avuto anche delle lezioni del primo corso di geopolitica per longevità e per seguito di pubblico in Italia, proprio qui a Vittorio Veneto, e questo lo devo dire che lo facciamo sempre in collaborazione con le forze armate. Cioè, non tutti quelli che si occupano di geopolitica fanno le attività di approfondimento della geopolitica con le forze armate, noi lo facciamo sempre con le forze armate perché le forze armate sono anche i soggetti, per esempio, che vanno all'estero nelle missioni di pace e quindi è essenziale avere un contatto con le forze armate, ma aggiungo anche essenziale fare le cose a fianco delle forze armate, oggi che è la festa delle forze armate, anche perché questo mi è capitato nell'ambito delle iniziative sulla pace, un festival della pace che è stato creato dal nostro ex rettore dell'Università di Udine, Onsel, sindaco adesso, e aveva avviato questo festival della pace e vicino, diciamo, in quest'ambito mi aveva invitato in diverse occasioni e in un convegno con un grande pacifista, Krippendorf. Questo grande pacifista di livello internazionale mi ha riconosciuto proprio subito e ha sottolineato questo aspetto importante, cioè anche di parlare di pace, oggi parleremo anche di pace, proprio con le forze armate, a fianco delle forze armate, sempre coinvolgendo le forze armate. E allora veniamo un po' alle vicende, diciamo che per certi versi ricordiamo anche attraverso questa giornata, questa mattinata, e vi faccio vedere una pubblicazione relativa ai 4 alpini fucilati, la decimazione di Cercivento. In questa pubblicazione il comune di Cercivento ricorda con la pubblicazione di un saggio che è apparso in Storia Contemporanea del Friuli, che è una rivista storica importante del movimento friulano per la liberazione, diciamo, rivista sulla quale ho pubblicato anch'io degli aspetti relativi alla Costituzione e ai costituenti friulani. E qui viene ripubblicato, ecco, un saggio. Questo volumetto di quegli studi, quindi degli studi che hanno una notevole dignità storica, e dove si ripercorrono le vicende di questi quattro alpini che, diciamo, sono stati fucilati un po' velocemente, con un processo molto veloce, e perché, come gente di montagna, hanno chiesto al loro comandante
di fare l'assalto in un altro modo rispetto a quello che era proposto. E, tra l'altro, i suggerimenti di questi alpini sono poi stati accolti perché tutto il battaglione è stato consegnato e cambiato in quella postazione, diciamo, e poi i suggerimenti di questi alpini sono stati accolti in realtà e la postazione è stata conquistata poi proprio attraverso i suggerimenti di questi alpini, addirittura utilizzando una metodologia di avanzamento che utilizzava gli scarpets, cioè chi conosce un po' il Friuli, le scarpe tipiche friulane, quindi i militari invece di mettere gli scarponi e andare di notte nella nebbia, però facendosi sentire con gli scarponi, hanno messo questi scarpets e attraverso l'utilizzo di queste scarpezze hanno fatto un effetto sorpresa e sono riusciti a conquistare la postazione. Però proprio in quel momento che è stata conquistata anche la posizione, intanto c'è stato anche il processo ai quattro alpini che sono stati chiusi nella notte. Il processo è avvenuto nella chiesa di Cercivento, il parroco ha portato via il Santissimo perché percepiva che stavano avvenendo delle cose probabilmente molto gravi, molto dure, la popolazione era molto attenta a questa cosa perché era molto vicina ai propri alpini, ma la dottrina militare di quel tempo, ed ecco una delle riflessioni che dobbiamo fare, era una dottrina di tipo particolare, cioè la dottrina militare di quel tempo pretendeva che i militari, i soldati dovevano avere una paura maggiore della punizione rispetto all'assalto. Cioè la dottrina militare del tempo, Cadorna, su questo abbiamo anche noi come storia, facciamo sempre le cose un po' dal punto di vista anche scientifico, abbiamo coinvolto per esempio il generale del corpo d'armata Roberto Bernardini a parlare di queste cose, ci ha spiegato come proprio la dottrina militare del tempo era orientata in questa direzione, cioè ad avere un'obbedienza assolutamente cieca dei militari e soprattutto dei soldati al fronte, ovviamente. Teniamo presente che questi aspetti, io sono uno studioso anche delle missioni di pace all'estero dal punto di vista giuridico, sono dei problemi che ci sono, perché un conto è essere in un determinato, come si chiama in termini un po' contemporanei, in un teatro militare di scontro, di guerra aperta, ecco, un altro conto è essere in tempo di pace, cioè noi percepiamo sempre le nostre forze armate come sempre in tempo di pace. Beh, tenete presente che gli impieghi che a volte vengono nei quali vengono coinvolte le forze armate sono impegni che a volte hanno un livello di pericolosità e di situazione che è difficilmente distinguibile dalla vera e propria guerra, ecco, da un punto di vista anche tecnico-militare. Allora, quindi bisogna tenere presente di questi aspetti, quindi vi ho fatto la premessa che bisogna fare una riflessione a fianco delle forze armate, secondo me, su questi temi, però anche le forze armate sono disponibili a riconoscere questo notevole cambiamento che si è verificato. Pensate, oggi per qualsiasi comandante, quando va in missione all'estero, uno degli obiettivi principali è quello di ovviamente riportare vivi i suoi militari, cioè i suoi soldati. Quindi, teniamo presente come è cambiata la percezione anche del pubblico in generale su queste cose e quindi come ci sia comunque questo elemento di mutamento anche di cambiamento che c'è stato che diciamo, non può più ritenere giustificata quel tipo di dottrina militare che, ripeto, prevedeva anche con la partecipazione, cioè con gli studi di Padre Gemelli, per esempio, prevedeva proprio questo aspetto, cioè la necessità di ottenere un'obbedienza cieca, ma con lo strumento addirittura del fatto che i soldati dovevano avere più paura della punizione militare più che addirittura
addirittura dell'assalto. Capite che è un aspetto veramente difficilmente da ritenere vigente oggi, ecco, questo aspetto. E allora, ecco, avviciniamoci anche a, all'ambito un po' invece che diciamo, prediligo, cioè sul versante dei valori costituzionali, ecco, i valori costituzionali. Sono mutati anche completamente i valori dell'ordinamento precedente alla Repubblica, dell'ordinamento repubblicano. Pensiamo, ecco, per esempio, un richiamo che si può fare e che comunque ha un valore, anche se non è entrato poi per iscritto nella Costituzione, è il tema del diritto di resistenza. Diritto di resistenza significa che è diciamo, una proposta che non è stata poi scritta nella Costituzione, ma che è stata portata avanti da Giuseppe Dossetti. Si tratta dell'articolo 50, secondo comma, del progetto di Costituzione, che poi è stato emendato e avanzato, e questo articolo è stato tolto. Però, ecco, questo diritto di resistenza in realtà è un diritto che da un punto di vista giuridico si può riconoscere addirittura come pregiuridico. Uno dei più grandi studiosi di diritto costituzionale del Novecento, che è il tedesco Carl Schmitt, nella dottrina della Costituzione richiama questo diritto di resistenza come uno dei diritti più importanti, pregiuridico, che ha un valore grandissimo, addirittura per certi versi è uno di quei diritti che riassume tutti gli altri, può riassumere per certi versi tutti gli altri diritti fondamentali. E Dossetti l'aveva così strutturato questo articolo: quando i pubblici poteri violano le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino. Quindi questo è diritto di resistenza espresso in termini proprio in articolato, ma questo diritto è un diritto che addirittura può essere considerato pregiuridico, è un diritto con il quale si combattevano i tiranni anche nel Medioevo, è un diritto che diciamo, può trovare una giustificazione anche per le nostre cose. E però questo diritto di resistenza noi lo dobbiamo collegare certamente anche a un altro articolo della nostra Costituzione, che è l'articolo 11 della Costituzione, e cioè il ripudio della guerra. Il ripudio della guerra è come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. E questo articolo, l'articolo 11, è strutturato non in commi diversi, separati, ma in periodi che sono uniti da un punto e virgola. Questo articolo, pensate, ha un secondo periodo che rappresenta un'apertura internazionalistica della nostra Costituzione, perché consente alla nostra Repubblica di partecipare alle limitazioni della sovranità che siano necessarie perché il nostro ordinamento partecipi ad organizzazioni sovranazionali che perseguono la pace e lo sviluppo tra le nazioni. Questo articolo prevede quindi, da copertura costituzionale, alla partecipazione del nostro ordinamento, e per certi versi era una condizione perché il nostro ordinamento repubblicano potesse partecipare al sistema delle Nazioni Unite, ed è stato pensato proprio in questi termini. E in secondo luogo, pensate, questo articolo è anche quello che dà copertura costituzionale alla partecipazione del nostro ordinamento all'Unione Europea. Allora, prendiamo innanzitutto il tema del ripudio della guerra. La Costituzione è stata scritta persone che sono uscite dalla Seconda Guerra Mondiale con i valori della resistenza, e quindi in molti casi, per la gran parte dei casi, si è scelta una posizione diametralmente opposta
al regime precedente, che era il regime autoritario fascista, e la direzione quindi è quella di una scelta di ripudio della guerra. Ecco, sotto questo profilo, siccome io mi sono occupato anche in ambito di centro di studi della difesa, in ambito per esempio di diversi studi che abbiamo fatto su proprio sulle missioni di pace all'estero e così via, bisogna precisare una cosa, cioè che la nostra Costituzione ripudia la guerra, però non ha fatto una vera e propria opzione totalmente pacifista, ecco, cioè un'opzione integralmente pacifista, ecco. Quindi prevede la forma della difesa, ecco, e anche con l'intervento militare come difesa, ecco. Specialmente poi in questi tempi dove è molto difficile, non ci sono più le dichiarazioni di guerra e così via. Però ecco, dobbiamo tenere presente quindi che questa opzione di ripudio della guerra è una opzione che per quanto riguarda i nostri alpini è una, diciamo, un valore che può entrare in gioco, e può entrare in gioco anche su un altro versante, cioè quello per esempio della partecipazione anche del nostro ordinamento, sempre l'articolo 11, alla Unione Europea. Una delle problematiche, tra le varie problematiche giuridiche che poi penso saranno anche sottolineate dal dottor Sergio Zini, per esempio, ci sono molti problemi tecnico-giuridici anche qui, è il tema relativo al fatto che comunque, per esempio, per certi versi c'è già un giudicato su alcuni casi, per esempio sul caso degli alpini, c'è già un giudicato, c'è già stato un tentativo di revisione di questo giudicato di riabilitazione che è stato respinto perché la riabilitazione avrebbe dovuto essere presentata dal soggetto interessato, e per soggetto interessato si ritiene il soggetto fucilato. Quindi in questo caso capite che è una vergogna giuridica questo tipo di risposta, insomma, perché è chiaro che per esempio la domanda fatta da un familiare, da un discendente, quantomeno per un diritto morale alla riabilitazione. Tra l'altro vi confesso che tra le varie giacche io mi sono interessato a questo tema dei fucilati a Cercidetto per diversi motivi, per i quali anche per esempio facciamo un'attività culturale proprio a Cercidetto d'estate, e da almeno 15 anni, diciamo, e proprio nell'ambito di questa attività subito siamo stati coinvolti nelle celebrazioni, nel tentativo di rievocazione dell'esperienza di questi quattro alpini. E tra l'altro, siccome uno si chiamava Silvio Gaetano Ortis e mia nonna si chiamava Maria Ortis ed era di Paluzza, più o meno avevo capito che era uno dei pariti, ma poi effettivamente sono proprio gli Ortis di Naunina, e quindi erano proprio miei parenti. Diciamo che anche subito un po' c'era questo, avevo questa sintonia, ecco, con questa vicenda, perché è una vicenda, dovete tenere presente che gli alpini hanno un grande, come sapete, un grande attaccamento poi in realtà alla patria, un grande spirito di corpo, una grande, anche per certi versi, la chiamiamo anche una parola che forse non è, ma c'è nella nostra Costituzione, c'è il tema dell'onore, anche, ecco, e quindi sotto questo profilo c'è anche proprio questo richiamo al fatto di non essere, di non avere questo marchio che viene ritenuto comunque dalle genti di montagna, da chi è alpino, un'infamia di essere stato fucilato per non aver obbedito agli ordini. Ecco. È un aspetto che anche questo incide, penso possa incidere sulla riabilitazione. Ecco, dicevo, e qui lancio un po' la palla, se è una palla abbastanza problematica, ma il collegamento dell'articolo 11, articolo, diciamo, collegamento del nostro ordinamento all'ordinamento europeo, e sappiamo che il diritto penale ha molte possibilità di riabilitazione, diciamo, apre, c'è la possibilità della revisione dei processi, ecco. Però ecco, c'è un'altra, cioè, proprio di fronte al bis in idem, cioè al fatto che non ci sia uno stesso processo su uno stesso caso, c'è la possibilità, con
richiamo al diritto dell'Unione Europea di superare questo aspetto. Sono delle sentenze ancora diciamo, che sono un po' avanzate, apprestate, non è che sono ancora riconosciute da tutti, ma in realtà ci sono delle sentenze della Corte di Strasburgo che riconosce la possibilità, ove un giudice nazionale, anche se siano esauriti i livelli, siano stati giudicati la questione, la possibilità invece di un nuovo giudizio, di riapertura di competenza della Corte di Strasburgo, perché se c'è un collegamento a dei diritti, a degli aspetti che sono collegati al diritto europeo, e quindi il diritto europeo su questo versante è anche abbastanza ormai con la politica di sicurezza, con la politica di difesa, cioè, c'è la possibilità anche di questa traiettoria. Ecco, un po', vedete, dobbiamo cercare di seguire anche dei percorsi ad ostacoli un po' dal punto di vista giuridico, ecco, perché ci sono anche un po' di ostacoli dal punto di vista giuridico. E quindi sicuramente il tentativo che è stato fatto dai parlamentari che abbiamo qui, Scanu e Zanin, di fare una legge, ecco, che cerchi di da un lato aprire un ufficio che segua la riabilitazione sulla prima guerra mondiale dei fucilati, da un altro lato prevedere un obbligo del procuratore generale militare, del procuratore generale presso la Corte Militare di Appello di presentare una richiesta di riabilitazione al Tribunale Militare di Sorveglianza per i casi documentati. Dall'altro lato anche la previsione della restituzione dell'onore militare e della dignità di vittime della guerra per processati e anche per non processati, perché qualcuno è stato anche fucilato senza processo. Ecco, è sicuramente una proposta di legge interessante. Purtroppo la situazione recente, ma su questo vi informeranno i due parlamentari, alla Camera proprio in questi giorni è stato riformulato questa proposta di legge, al Senato, sì, chiedo scusa, sì, alla Camera, ovviamente la proposta di legge è della Camera, di due deputati. E a maggio del 2015 la Commissione Difesa della Camera l'ha approvata, e invece la Commissione Difesa del Senato, che ha riformulato l'articolo, ha formulato la proposta di legge in un articolo unico che tende solo per usare le parole, a un recupero, al riconoscimento dell'onore per i fucilati ingiustificati e il perdono dei giustiziati in base alle regole militari vigenti, quindi su questo vedremo un po' anche l'opinione poi sia del dottor Sergio Zini sia dei due parlamentari. Quindi c'è un po' un arretramento per certi versi su questo versante. Io concludo un po' il mio intervento richiamando quindi, prima di tutto, c'è una nuova visione della dottrina militare che può far considerare, proprio per questo fatto, cioè perché i fucilati sono stati fucilati, perché si pretendeva un'obbedienza cieca e quello strumento della paura più grave dell'assalto, ecco, proprio per questo possono essere considerati anche i fucilati delle vittime della guerra. Sicuramente questo non ci possono essere problemi, direi, perché con questo ragionamento sicuramente vittime della guerra possono essere riconosciute e quindi direi che non ci sono problemi. Poi c'è il problema, ripeto, del collegamento con i nuovi diritti, nuovi valori costituzionali nati dalla Resistenza, quindi il richiamo sicuramente al diritto di resistenza.
resistenza che, anche se non è entrato nella Costituzione, comunque può essere riconosciuto presente nel nostro ordinamento. Il richiamo sicuramente l'articolo 11, richiamo al diritto della resistenza nei termini che ho detto alla luce della chiave dossettiana, il richiamo all'articolo 11 della Costituzione nel ripudio della guerra, quindi di un valore costituzionale della pace, il richiamo anche a ad altri articoli della Costituzione, richiamo l'articolo 54, cioè sul dovere di tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, e per i cittadini che hanno anche funzioni pubbliche il dovere di adempierle con disciplina e onore, quindi anche il richiamo a chi delle cariche a questa dimensione dell'onore, è un valore che è importante, e quindi in pratica anche stiamo vedendo i nostri parlamentari lo stanno facendo anche proprio con richiamo a questo valore dell'onore. Quindi ecco, la conclusione in pratica è questa, cerchiamo di fondare questa nuova visione dei fucilati proprio sui nuovi valori costituzionali, colleghiamo direttamente ai valori costituzionali tenendo presente che nella Costituzione le parole sono veramente come pietre e abbiamo richiamato delle parole che sono scolpite nella nostra Costituzione e che non possono non avere degli effetti nel nostro ordinamento anche in questa vicenda della riabilitazione dei fucilati e in particolare di quelli che come i fucilati a Cercivento diciamo hanno per certi versi non hanno completamente disobbedito ma hanno proposto di eseguire in una maniera diciamo diversa, addirittura più efficace, da gente di montagna, da gente di confine. Tenete presente che per esempio ci sono stati dei generali nella Grande Guerra che, penso per esempio al generale Due, per esempio, che ha creato una dottrina, poi anche molto discutibile, discussa, ma il generale Due, che non è molto conosciuto in Italia, ma che in realtà è considerato teorico del potere aereo, ha questo studioso anche delle questioni militari, oltre che generale, proprio per come risultato dello strazio, delle stragi di uomini che ha visto nella Grande Guerra, ha poi cercato di creare questa dottrina del potere aereo che avrebbe la pretesa di risolvere in poche battute con una forma tremenda di bombardamento, però di risolvere in poche battute le guerre, diciamo, e proprio quindi vediamo come sono proprio spesso i militari che vedono che cos'è la guerra, che poi sono capaci anche di avere, diciamo, degli slanci teorici anche avanzati. Quindi ecco, concludiamo dicendo viva le Forze Armate, viva l'Italia, viva la Costituzione italiana.